Buongiorno, sono Conti Raffaele della provincia di Pesaro Urbino, suono la fisarmonica. Vorrei solo riportare le mie riflessioni umane, personali, riguardo a quello che è la musica, che è fatta anche di molte crisi. È, diciamo, un pensiero rivolto a quello che sta intorno alla musica, del perché suoniamo e del cosa cerchiamo. Perché esistono personaggi molto, molto preparati anche sullo strumento, però non arrivano. Oppure perché esistono molte persone, molti musicisti che magari a un certo punto smettono della propria carriera. E poi dopo magari riprendono, oppure non riprendono più, però hanno un po' quel pentimento dentro. Perché crediamo che qualcuno ce l'abbia e qualcun altro non ce l'ha? Cioè, in realtà tutte queste riflessioni stupide che magari uno non si fa a lezione per diversi motivi. Uno, perché io sono l'allievo, pago dei soldi, parliamo di musica, no? Fammi muovere le dita, fammi imparare il linguaggio, fammi imparare tutto quello che sono le nozioni. E dall'altra parte c'è l'insegnante che in qualche modo ha un suo ruolo, deve prendere dei soldi, magari anche ricopre una carica, deve svolgere un programma e comunque lui è là, diciamo, per darti la musica. La vita non te la insegna nessuno, la vita te la insegni te, però la musica in realtà è piena di vita e la vita è piena di musica. Cioè, noi forse non riflettiamo che cos'è la musica. Oggi tutti suoniamo perché è fico, perché fa stare con le femmine, perché fa fare dei soldi, non lo so, però di fatto perché, non so, voglio fare la diretta, ecco, per esempio. Questo non è in realtà il motivo per cui suono, perché sono già 30 anni, non esisteva neanche Facebook, neanche lo smartphone, c'erano i pulsanti ancora. Comunque, uno suona, lo diceva che Jarrett, non sono parole mie, è stato un pensiero che ho avuto dopo anni identico al suo, però è proprio quello. Cioè, il primo uomo che ha fatto musica magari era a caccia nella tribù e raccoglie il bastone per poterne fare una percussione oppure non so che cosa, comunque sia, ha un'esigenza sonora, musicale, comunicativa, un bisogno personale che non sta nel disco, nella prossima tournée, nel concorso, nel concerto, ok? Ha una dinamica di bisogno. Ma noi ci ricordiamo quando è che abbiamo cominciato a suonare, di che cosa ci siamo innamorati, che cosa ci ha fatto innamorare per la prima volta di questo? Ci ha fatto innamorare, a me personalmente, il suono in generale, questa materia sonora che alla fine produceva musica e dal maggiore al minore sentivo delle vibrazioni interne, delle sensazioni a cui oggi do un gran potere. Quando c'è un accordo di dominante, il cambio di tonalità è una cosa a cui io do potere. Quello che è il mio obiettivo, o comunque quello che vorrei fare, è riuscire a dare a chi lo vuole, chi lo vuole recepire, perché la mia mamma dice che non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire, e noi con noi stessi siamo molto sordi. Se voglio essere interessante, ma in realtà non è che voglio essere interessante, vorrei semplicemente riuscire a dare qualcosa per cui uno dice: ma guarda, sto coglione alla fine mi ha detto quattro parole, che però quattro parole sono state importanti, perché per me ci sono stati precedentemente quei coglioni, che per me non sono i coglioni, ma sono i maestri, quelle persone magari anche che non avevano la fisarmonica in braccio, manco la suonavano, che però mi hanno dato delle dritte per affrontare meglio il mio percorso, la stessa cosa dei libri, ok? Che mi hanno fatto riflettere su quello che sono state per molto tempo le mie ansie da prestazione, le mie ansie da arrivare, le mie ansie da imparare. E per cui questi sono tutti nemici,
della nostra tranquillità, di quello che poi è fare musica, perché la musica che cos'è alla fine? È materiale sonoro, cioè siamo noi che prendiamo, siamo degli scienziati, dei chimici, prendiamo materiale sonoro e lo modifichiamo. In quale modo? Chiaramente dentro un alfabeto che non è tutti i suoni. Questa cosa qui nell'alfabeto non c'è, però è possibile produrla, non la scriviamo con le parole, magari tentiamo di fare, diciamo, lo spartito di questo verso, però in realtà questo è un suono che è difficile codificare, ci sono delle cose in musica difficili da codificare, proprio perché la codifica è arrivata dopo, non è arrivata prima, è arrivata dopo lo spartito. Prima c'è stata l'esigenza di suonare, la musica è arrivata prima della sedia, perché si dice, no, che la musica non serve a niente. In realtà noi abbiamo dimenticato a che cosa serve la musica. In alcune popolazioni molto più retrograde, in effetti, se ci facciamo caso, più o meno tutti sono musicisti, dal bambino all'anziano, cioè la musica è tutto un altro concetto, è spirituale se vogliamo. Io adesso non voglio entrare nella spiritualità troppo nella spiritualità da cosa, perché io non sono un religioso, non sono un credente, però credo che tutti abbiamo un sentire e quel sentire va sentito, anche a volte quando fa male. E quindi diciamo c'è già un allaccio con la musica, con quello che voglio dire, con la fisarmonica, con il proprio strumento, per cui questo secondo me non è solo per i fisarmonicisti, ma è una cosa un po' per tutti i musicisti e anche per tutti gli artigiani. Vogliamo dire che non c'è un falegname che è più bravo dell'altro perché uno ci mette la passione e l'altro svolge un mestiere semplicemente, in tutte le cose. Ecco perché la musica per me fa parte della vita e la vita fa parte della musica. Molte cose si possono spiegare in musica della vita e viceversa. Comunque questa cosa del nostro bisogno e delle nostre ansie alla fine si riproduce anche in quella domanda che a volte le persone, spesso i musicisti mi fanno, o sento magari anche colleghi, ma come si fa ad andare veloce? Per esempio, questa è una grande domanda dei musicisti, non solo dei fisarmonicisti, ma veloce. Allora, io ho un mio metodo per andare veloce, la velocità, ma la velocità che cos'è? La velocità è una percezione, ok? È una percezione come quando si va in macchina. Vado ai 50 per tutta la vita, quando mi spingono ai 70, oddio, oddio, comincio a dire oh, no? Se poi vado ai 100, oh, no? È chiaro, però se noi rapportiamo questa velocità, per esempio, a Michael Schumacher, che ha spinto la velocità, no? O a Valentino Rossi, visto che siamo italiani, marchigiano romagnoli, no? Per la maggioranza. Voglio dire, gli fai vedere i 100, quello lì ti dice, vabbè, è bello, posso fare un sacco di cose ai 100, però nello stesso tempo per lui 100 non sono una velocità così spaventosa, neanche i 150, perché quello è abituato a fare altre cose. Per cui la velocità sicuramente dobbiamo fare caso che è percezione. Per cui come facciamo ad andare veloce se non siamo mai abituati a percepirla? La velocità, non solo nel suonarla, perché poi dopo uno dice io la devo affrontare, ma nel gustarla. Porto i fisarmonicisti in un altro continente, secondo me un po' ghettizzato, il continente musicale dell'est, tutto il folklore, che nel senso più ampio insomma della parola, che c'è nella musica dell'est. Ci accorgiamo che ci sono musicisti che hanno delle tecniche spaventose, un modo di suonare la fisarmonica è completamente diverso dal nostro modo occidentale e anche quello dell'oltreoceano. Perché non ci interessa? Per meccanismi, secondo me, umani di io sono io e sono importante, valgo di più, e quell'altro, valutare quell'altro in qualche modo, sicuramente mette in discussione noi stessi. Per cui diciamo la velocità è una percezione. Loro là in Romania, nei paesi dell'est, sono abituati ad avere delle velocità molto elevate.
e per cui anche i fisarmonicisti hanno delle tecniche molto, molto grandi per fare quella musica. Per cui la velocità, per il mio punto di vista, è una questione di percezione. Per cui, primo consiglio per chi vuole andare veloce, mandate su il metronomi, ci aiuta ad andare veloce. Sentire qualcuno che suona veloce, per esempio, e ascoltare, che ne so, le velocità del jazz, le velocità dei rumorini, le velocità di Carlo Venturi, che suona come un indemoniato. Però, diciamo, lui in realtà più che suonare veloce, ha una grande tecnica veloce, però lui suona nelle scomposizioni, perché il tempo sotto in realtà non è così veloce, ok? Perché deve essere ballabile, ovviamente, non è una performance live, per cui deve essere ballabile. Poi un'altra considerazione sulla velocità, per cui diciamo che a me ha rincuorato molto, che cos'è? E prendere coscienza, perché tutte le cose noi le sentiamo, però arriverà un momento in cui le capiamo. Io ho capito davvero qualche anno dopo che cosa? Che effettivamente la velocità, la nostra agilità, non è esattamente come i muscoli di Yuri Chechi quando fa gli anelli. Perché? Perché scientificamente, anatomicamente, tu, anche il mio meccanico, muove le dita fisicamente veloci come le mie. Così, se lui deve fare questo, lui fa così, tutti noi facciamo così, tutti. Qual è il problema? Il problema è quando tu devi dire alle dita di fare quel movimento, in quel momento, in quel tempo, con quel tocco, ok? E questa non è un'abilità sciocca, è un'abilità enorme, come quella del chirurgo che va là con il bisturi. E non solo sa farlo fisicamente con il braccio, eccetera, ma lui ha una condizione mentale per poter aprire un essere umano in due, tirare fuori la roba, porlo in condizione di morte e poi rimetterlo. Cioè, ha un'abilità che io non ho. Non ho una ricerca interiore per poter riuscire a squarciare, ho una ricerca interiore in un altro senso. Se tu vuoi vedere una cosa in un determinato modo, tutte le cose semplici hanno la loro complessità, ok? Ed è per questo che non mi sento di dire cosa va bene e che cosa va male. Soprattutto nell'ottica di che cosa? Nell'ottica di un'espressione personale. Perché noi, facciamoci caso, studiamo l'esercizio del Cerno, che poi suonava il pianoforte, oppure di Anzaghi, oppure del Fugazza Melocchi o altri, no? Però questi studi sono stati scritti da uno che li ha inventati. Quello che li ha inventati, se ci ragioniamo, cosa ha fatto? Ha studiato, ha fatto una ricerca personale, cioè ha preso la gamma dei suoni che l'uomo occidentale, tra l'altro, si è scelto, okay? Perché il suono è. No? Chi l'ha detto che le note sono 12? L'abbiamo detto noi, perché ci faceva comodo, perché l'infinito fa paura a tutti. Se noi prendiamo coscienza per un momento che, di quello che è davvero la musica, la classica, il funk, cioè noi capiamo che la musica è infinita e allora smettiamo. Ma non è questo il senso. Il senso non è guardare l'infinito per smettere. Il senso è guardare l'infinito per rendersi conto che siamo liberi di fare quello che ci pare, ok? Di suonare come, di inventare un nuovo stile musicale, un nuovo modo di suonare la fisarmonica, perché no? È vero che c'è tutta una frangia di persone, di musicisti, accademici, ma anche non, che dicono no, questa cosa si fa così. È un'opinione, è una teoria. Poi dopo sicuramente con quella cosa si riescono a fare, in quel modo si riescono a fare delle cose. Io sto parlando in modo teorico ovviamente, è chiaro che Galliano sa suonare, è chiaro che Sivuca sa suonare, è chiaro che un Zanchini sa suonare, sono no. Però nessuno ha impedito ad Antonello Salis di emergere. Certo, lui forse non è un fisarmonicista inteso come i fisarmonicisti intendono il loro strumento e chi lo suona, ma è innegabile che Salis sia un fiume in piena
che ci coinvolge e che esplora ed è stato capace di suonare con chiunque. Nell'85-86 ha fatto un disco con Vasconcelos, un percussionista, erano in due, sembrano in 12, Madonna. Che cosa è successo lì? Tornando sempre alla filosofia e alla ricerca nostra. Cioè lui ha creduto nel suo modo di suonare e non solo, ci ha creduto così tanto che ha detto: questo è un modo fico, ti piace, te lo faccio sentire, senti che energia. E il mondo alla fine gli ha detto: oh, sai che c'hai ragione, no? Per cui questa è la fiducia che dobbiamo avere in noi stessi, perché molto spesso noi non abbiamo fiducia in noi stessi. Credere in se stessi vuol dire fare un esercizio scemo, che noi reputiamo scemo, che il mondo reputa scemo, ed entrarci dentro come faceva Monk. Questo io l'ho capito grazie a Luca Bragalini, che è uno storico, e mi ha riportato una registrazione che abbiamo ascoltato poco, perché durava non so quante ore di una giornata, di Thelonious Monk, che provava un passaggio al pianoforte per tutto il tempo, in tutte le salse. Ok, lui era entrato in un mantra. Come dicevo, volevo lasciare una parte un po' sì alla fisarmonica e ai suoni, per cui abbiamo parlato della velocità, delle cose semplici. Voglio darvi una dritta, voglio stupirvi con la mia sonnolenza. Sono appena sveglio, la fisarmonica è un pezzo di ghiaccio all'interno di questo studiolo che non è coibettato. Che cosa farei io per me, per la mia scuola della velocità, per la mia scuola della musica? Prima di tutto tento di cambiare esercizio o periodicamente, è un periodo, sto dicendo non una settimana, ma sto dicendo ancora, io faccio le scale che mi sono state date dal mio maestro 10 anni fa, solo che sono diventate qualcosa che ormai a me le so abbastanza bene per entrarci dentro, proprio chiudendo gli occhi, mi faccio un viaggio nella dimensione delle scale, come secondo me va interpretato un esercizio. L'anon va benissimo, le scale maggiori vanno benissimo, un esercizio sulle 5 dita, perfetto, il ribattuto, ottimo. Cioè, questi sono tutti un po' argomenti, un po' come mio figlio che studia adesso l'alfabeto, fa la A. Poi in questa scuola gli fanno fare, che ne so, la Y, perché non è detto che bisogna per forza fare A, B, C, ok? Come ci insegnano il metodo sì, dalle cose facili alle cose difficili, ma a me risulta più facile studiare il mondo dell'armonia, a un altro risulta più semplice studiare il mondo degli accordi, all'altro invece viene naturale aprire e chiudere il mantice. Oltre alla filosofia della musica, che a me piace molto, perché è quello che cambia davvero le cose, è quello che cambia le cose, la percezione, cioè non è il fatto, è la percezione del fatto, ok? Perché la realtà reale esisterà pure, ma nessuno di noi la vede, perché noi abbiamo la realtà che vediamo, è il mix tra la realtà reale frullata con quello che è la nostra percezione della realtà, proprio a livello fisico prima di tutto, come il cane che vede in bianco e nero, per lui il mondo è in bianco e nero, noi la quarta dimensione non la vediamo, magari c'è in continuazione gli spiriti, che ne so, ok? Per cui questa è un po' l'apertura che io chiedo. Bene, bando alle ciance perché manca 1 minuto alla fine della mezz'ora, vi faccio un esempio di quello che può essere un esercizio, di come può essere visto un esercizio. L'esercizio delle scale, perché? Perché l'esercizio delle scale non è solo muovere le dita, ok? Ma è intanto suonare, perché se uno vuole suonare anche le scale fanno la musica, uno. Due, perché in qualche modo le scale ci servono per suonare, per cui stanno sugli accordi, sono intrise di accordi e quello è importante, ci fa la tecnica, cominciamo a capire che il passaggio non è sempre 1-3 o 1-4, ma a volte può essere anche 1-2. Oppure altre volte nelle scale può essere anche 1-5, ok? Per cui ci sono anche dei passaggi differenti, dei modi di prendere le diteggiature.
però oggi non voglio parlare delle scale, voglio dare una dritta riguardo alla velocità, no? La velocità, ognuno ha la sua. La prima domanda parte sempre da noi: che cosa voglio imparare andando veloce? Non si può imparare tutto in una volta, si imparano frammenti di cose che piano piano scopriremo che studiato il 100% e eseguito, arriviamo a eseguirlo al nostro limite, già dopo 2 giorni scopriamo che è rimasto il 50% della cosa. Non arriverò mai a consolidare il 100% di quello che poi sapevo fare a metronomo, perché poi quando vado a suonare molte cose non le uso. Sicuramente non ci sono molti brani in fa diesis maggiore, esistono certo, o in re bemolle, esistono, ma non sono la maggioranza. Sulla destra ci sono delle cose che oggettivamente riescono semplici, faccio un esempio così volante. Il cromatismo dall'alto al basso ha una possibilità che è un po' diversa rispetto a dal basso all'alto. Certo, si fa, però è differente. C'è poco da fare, perché è proprio il movimento è diverso e il risultato non può essere lo stesso se il movimento è diverso. Se qualcosa cambia, qualcosa cambia anche sonoricamente. Però non ho mai trovato nessun insegnante che chiaramente mi dicesse: prova a fare così. Chi suona da ballo, spesso mi viene nella mia piccolissima esperienza da ballo, spesso lavora per terzine, no? Perché non è importante adesso la nota, è importante quello che io voglio fare. Voglio imparare le terzine, ok? Intanto devo prendermi un passaggio di un brano che suono, per esempio, no? Celebre Mazurka Variata. Qualcosa del genere, no? Allora, chi suona questo brano, che cosa suona? Suona un brano liscio, però alla fine suona un brano liscio, perché prima studia il movimento, no? E allora questo movimento intanto bisogna studiarlo inserendo, come ho detto all'inizio, spingendo bene, li ho chiamati pulsanti, mi rettifico, i tasti, perché la prima volta abbiamo capito di cosa parlavo. Però è quello di riuscire a suonare intanto legato e ben sul metronomo, no? Adesso il metronomo non lo attacco per questioni, no? Però tu ti metti un metronomo anche su ogni nota, ta 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 ta, ma anche più lento. Ta 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 ta, ok? Ok? Il legato, se voi ci fate attenzione, diventa che non è questo suono e poi questo suono, ok? Non è questo il legato, ok? Il legato è questo suono e questo suono, cioè c'è un brevissimo periodo di sovrapposizione, perché sennò non viene legato, ok? Il legato è questo, ok? Sentito molto sovrapposto, eh? E quando fate questo, il dito deve essere, come dice lo yoga, deve essere un dito forte, non un dito debole, ok? Deve premere, non deve colpire il tasto, però deve essere premuto in modo che il suono venga. E la cosa deve essere piuttosto meccanica, ok? Non deve avere quella cosa del ballo, senti che bello, chi se ne frega. Siamo dei robot, stiamo imparando una roba.
Ok, questo lento sembra una sciocchezza, però entra dentro il nostro cervello, entra dentro il nostro cuore, entra dentro le nostre dita. E quando noi sappiamo suonare bene lenti, in realtà possiamo andare veloci. Perché? Perché con la lentezza noi abbiamo inserito quello che differenzia le mie dita da quelle del mio meccanico, che lui le usa per girare le chiavi e mettere a posto la mano. Io le uso con una cognizione di causa per suonare la celebre mazurka variata. Poi questo andrà fatto, diciamo, tenuto, inteso come fosse un clacson, ok? Beh, ok? Per cui andrà, ma non è staccato, ok? È un po', è tenuto, ma non sovrapposto, ok? Ok, comunque mentre l'altro era legato. La differenza si sente. Guardate, io in generale cerco di non alzare molto, ok? Sono sempre piuttosto aderente alla tastiera, cerco di fare questo esercizio di indipendenza delle dita, per esempio, no? Ta 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 ta
Da di da di da. Questo lo si può fare anche nel tavolino di casa. Ti di 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 di. Ok? Anche nel tavolino di casa ti metti. Anzi, nel tavolino è più difficile perché in realtà bisognerebbe premere tutto, premi tutto. Ok? E quindi a questo punto cominci a alzare ogni dito, e questo è la difficoltà, perché premendo tutto, muovere queste dita non è così semplice a livello cerebrale, ok? La velocità sta anche in questo, per cui mettere dentro le cose, per cui io sto suonando la mia celebre mazurka variata, non tutta, un pezzettino, perché è quello che mi fa la velocità, non tutto. La velocità è un mattone, come la casa, un mattone dietro l'altro. Okay? Non devo avere fretta di imparare, okay? Per cui la velocità è questa. Poi lo devo fare staccato. Non sto aumentando la velocità, sto differenziando il modo, il mio punto di vista. Non sto dando accenti. Poi lo devo fare staccatissimo, per esempio, no? A questo punto, per fare lo staccato, un colpo un po' è necessario, colpire un po', no? Già differenziato, diciamo, un tocco, ok? Ma che cosa posso fare di più per poter dare questa tecnica? Posso cambiare la scansione ritmica, no? Oppure posso invertirla. Sembra una sciocchezza, ma più uno riesce a stringere, cioè la differenza, ok, stringere da una parte e allargare dall'altra, ma questo ci aiuta ad essere dritti, no? Questo qui si ottiene effettivamente sbilanciandosi prima tutto da una parte, poi tutto dall'altra, e alla fine capiamo meglio qual è il nostro centro. Nel momento in cui ho preso anche questa differenza di ritmo, per esempio, e l'ho presa legata, poi la prenderò come il clacson, poi la prenderò staccata e poi la prenderò staccatissima. Già ho chiesto qualcosa a me stesso, alle mie articolazioni, per
al mio cervello e non ho suonato la sinistra, non ho dato gli accenti con il mantice, non ho fatto 10 misure, ho fatto 3-4 misure. Intanto non devo avere paura della velocità. La tecnica alla fine ci serve, perché se vogliamo esprimere il nostro pensiero è come dire ma come muovi veloce le labbra, la lingua e quante parole dici, non serve. Non serve. Se io voglio esprimere i miei concetti e riuscire, ad esempio, a parlare da solo in un telefono, no? Semplicemente immaginando che voi ci siate, perché vedo un numerino, in realtà io devo avere una tecnica consolidata, perché se qualcuno mi scrive una cosa io devo essere pronto a non perdere il mio filo, leggere la cosa, eventualmente rispondere. Non è avere poca tecnica. Chi lo fa di noi mentre suona? Non molti. Diciamo che anche l'esercizio meccanico di poter parlare mentre si suona qualcosa, io lo faccio con difficoltà, si vede, vado un po' fuori tempo, perdo le note, però in qualche modo riesco a parlare con voi. E questo che non è semplice, mi sto davvero mettendo a nudo, è un esercizio assolutamente importante, perché ti fa entrare meccanicamente in una cosa che fai, come quando usiamo la forchetta a tavola, la usiamo, parliamo e non sbagliamo un colpo, siamo dei maestri di forchetta e di bicchiere, ma non di fisarmonica, ok? Questa è una tecnica, perché non mi serve andare veloce, però è un allenamento per il mio cervello, che è quello che comanda tutto, ok? Io che cosa faccio per andare veloce? Prendo questo e comincio a dire a me stesso: dai Raffaele, dai, vai, più veloce, stupisci te stesso, fammi vedere quanto tu puoi davvero, ok? E per cui mi metterei lì semplicemente a fare questo. Sto scomponendo la frase perché voglio dire alle mie dita 5, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Posso lavorare qui ancora di più, fino a dove non ha senso. Posso lavorare sugli accenti. Ok? Qua comincerete a sentire come mi irrigidisco. Allora ci fermiamo, perché non ci dobbiamo fare male come i palestrati. Dopo un po' che loro fanno così e tira tutto, riposo, ferma, faccio un'altra cosa, perché qui già ho messo un po' di cose, per cui magari vado nella sinistra e mi studio un ritmo che parte dal tumbao, e adesso facciamo questo in la maggiore. Questo ritmo, che può essere fatto anche più lento, okay. Può essere fatto anche veloce, no? Ma anche più veloce, stesso discorso che ne di qua, ok? Mi metto lì, non devo cambiare chissà quanto. Fortunatamente qua ho imparato una cosa, le abbiamo imparate tutte, è solo questione di spostarsi, abituarsi a farlo con il manale stretto, con meno leva, perché qua su abbiamo sempre il manale stretto, ma abbiamo molta più leva per poter aprire e chiudere, ok? Al centro è la zona di comfort, questo è lo stesso. Per cui uno si mette lì e comincia a fare questo con il tempo, tim tim tum, tim tim tum, tim tim tum, tim tim
e mandare su di metronomo senza fare nient'altro. Adesso più vado veloce, meno si capisce perché non c'è un ritmo sotto e non sto suonando niente. Però il senso è questo. E come si usa questo? Chi fa la non? Per me la scuola della velocità è questo, è immatirsi su una cosa. Su una cosa, poi super triadi, e questo non è semplice, perché già questo ci fa dire papera, ok? Ma la seconda papera non è papera, ma è papera, 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 papera. Quella lezione che secondo me non è una lezione, ma potrebbe dare qualche spunto di riflessione sul quando mi metto nella mia fisarmonica, cerco di entrare in uno spazio, perché funziona meglio di un esercizio Anon, anche se magari noi partiamo da lì, prendiamo il primo esercizio Anon e facciamo questo. Funziona meglio perché intanto abbiamo un ritmo, un groove, e questo già un po' ci piace. Perché fare un esercizio del cavolo tutto articolato non ci fa sentire liberi di concentrarci su una cosa, ma ci fa concentrare sulle note, il ritmo, la coordinazione di qua e di là. E invece io voglio raggiungere la velocità, no? Stiamo parlando di questo, no? Non della coordinazione, stiamo parlando della velocità. Quando voi sentite dei fisarmonicisti, anche molto tecnici, o fanno della classica e quindi hanno una cosa molto consolidata. Altri fisarmonicisti, per esempio quelli all'est, quando fanno delle cose molto virtuose, a mano sinistra è molto semplice, fare poco, farlo bene, e trovate il vostro spazio, il ritmo, l'armonia, e poi a un certo punto, dopo una mezz'ora di esercizio, potete anche, sempre su quel background che ormai avete un po' consolidato, fatevi un'improvvisata. L'importante anche sotto il punto di vista dell'improvvisazione è riuscire ad accettare il proprio fraseggio, la propria idea. Tutto relativo, valutiamo noi stessi, valutiamo la fisarmonica per quello che è uno strumento musicale con cui si fa musica. Spero di fare una cosa utile, se non altro, a qualcuno. Ciao!